diceva la canzone, che bello pedalare sotto questo sole, ma si suda anche. Comincia una nuova puntata di Gente Paesi, la destinazione oggi è Trezzo sull'Adda. Seguitemi! Ma prima di lasciare Trezzo in questa giornata davvero caldissima, sono salita di nuovo in sella alla mia bicicletta perché voglio parlarvi anche del cuore grande di Trezzo. Sto parlando della cooperativa Il Castello. Lo facciamo in bici perché poi ci sarà un motivo. Partiamo quindi, signor Caccia, a parlare proprio della vostra cooperativa. Chi siete? È una cooperativa che è nata nel 1980 da genitori praticamente con problemi con figli disabili e quindi abbiamo iniziato con un po' di ragazzi e adesso gestiamo 3 CSE, quindi centri socioeducativi che sono diurni, dove ci sono inseriti 50 disabili, e poi gestiamo una comunità alloggio sempre per disabili, e poi gestiamo anche attività lavorative finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate. Abbiamo l'attività di manutenzione del verde, gestiamo una piattaforma ecologica e poi questo del noleggio biciclette, che è un'attività che era partita quando gestivamo i parcheggi e adesso è rimasta solo il noleggio. È un noleggio che facciamo praticamente a tutte le persone, tutte scolaresche, e soprattutto poi sabato e domenica arriva gente da Milano che viene a fare i giri sull'Adda e noi facciamo parcheggiare qui nel nostro cortile e loro vanno via con le biciclette. Abbiamo la possibilità poi anche di spostare 50 biciclette col nostro camion, soprattutto per le scolaresche, quando loro decidono di fare il tragitto, noi gli portiamo le biciclette all'inizio e le riprendiamo alla fine. Loro lo fanno il giro dell'alzaia almeno una volta sola e riescono a fare. In qualche modo li aiutate almeno nella fatica. Quindi insomma le attività, come capite, della cooperativa Il Castello sono davvero tantissime. Alcune attività dedicate quindi ai ragazzi meno fortunati, insomma quelli che sono cosiddetti disabili, e poi invece ci sono delle altre attività come quelle poi della bicicletta, dove insomma chiunque, tutti gli appassionati, chiunque abbia voglia di conoscere il territorio può ovviamente avvicinarsi. Natura, avventura, cultura, perché proprio siamo a disposizione di tutti, e poi anche speriamo in questo Expo qui che porti ulteriormente gente sulle nostre zone, e siamo veramente a disposizione. Allora ricordiamo, se qualcuno, insomma qualche turista, qualche appassionato avesse voglia di affittare la vostra bicicletta, perché possiamo dire che è anche una gran comodità, insomma, non dover caricare la bici in macchina, perché le macchine sono sempre più piccole, magari se in tanti non si riesce. Qui si viene, come si fa per chiamarvi? Ma basta guardare anche sul nostro sito www.coopsocialecastello.it, c'è la sezione biciclette, noleggio bici, c'è un numero da chiamare che è il nostro Beppe, che è la persona che segue proprio il noleggio, ci si mette d'accordo e si affittano. E si fa lo scambio. E si fa lo scambio in questo senso, davvero. Avviene proprio così, chiamano Beppe anche da Milano e concordano l'orario d'arrivo e tutto. Pensate un po' che bella iniziativa, conoscere il territorio spendendo anche pochi soldini, perché poi la bicicletta ovviamente non è un mezzo così costoso, si fa del sano movimento, quindi ci rimane anche in forma, ci si diverte, si sta insieme, e quindi insomma è un'attività assolutamente, una cooperativa da promuovere, complimenti. Grazie. Allora io la bici me la tengo, sa perché? Sa dove devo andare? A Cambiago. Sì. Le piace il formaggio? Sì. Mi segue allora? Dai, andiamo a assaggiare il formaggio.